benvenuti, bentornati e ciao a tutti. Mettiamo la freccina lì giù, che così non mi va in stand-by il PC. Allora, sono ancora qua. Dicembre non mi avrà. Riuscirò a sopravvivere a questo mese dove sta capitando di tutto e di più. Nulla di grave, fortunatamente, però un mese veramente che mi sta mettendo alla prova. Video organizzato così all'ultimo. Oggi è giovedì. No. Oggi è mercoledì, nella mia testa è giovedì, ma oggi è mercoledì 21 di dicembre. Pensavo di lasciare il canale in pausa per la settimana di Natale, cioè la prossima settimana, però ho detto dai, ho qualche giorno. In verità sono stata lì perché la piccola sembrava stesse male, ma poi si è ripresa, quindi è andata a scuola anche stamattina, dovrebbe andare a scuola anche nei prossimi giorni, teniamo le dita incrociate. E quindi ho detto, visto che sì, ho varie cose da fare prima di avere i bambini a casa per una settimana, però qualche video riesco forse a girarlo e a incastrarlo nella mia programmazione quotidiana, proviamo a girare un paio di video per non lasciare il canale scoperto. Anche se saremo tutti intenti a mangiare, bere, stare con i parenti, quindi magari nessuno di voi avrà tempo e voglia per guardare questi video, ma rimangono lì sul canale e così. Magari mentre state digerendo sul divano con un occhio mezzo chiuso, uno aperto, mettete su un mio video e mi sentite blaterare. Allora, in questo video, che ho pensato così proprio all'ultimo, ho deciso di fare, un unboxing e farvi vedere dei libri che fanno parte della libreria di Eugenio e Daphne, che sono i miei figli. Allora, partiamo dall'unboxing. Questo è un libro che io avrei voluto farvi vedere tantissimo, nel book haul, di novembre. Ma purtroppo è arrivato dopo che io avevo già registrato il video e quindi non sono riuscita a farlo rientrare nel book haul di novembre. Avrei voluto farvelo vedere allora perché è stato un omaggio di una di voi, di Roberta, gentilissima, che mi ha contattato dicendo vorrei farti avere questo libro a te e ai tuoi bambini e quindi avevo piacere comunque di fare un minimo di pubblicità a questa ragazza. Il libro dovrebbe essere una sua creazione, sua di un'altra ragazza, se non sbaglio, adesso non mi ricordo, ma ci sarà scritto ovviamente in copertina, quindi dopo vi do tutti i dettagli, vi lascio comunque qui sotto eventuali link dove contattare lei, cercare il libro e tutto quanto. E quindi avrei voluto farvelo vedere a inizio dicembre con il book haul, ma non ce l'ho fatta, il postino non è stato così celere, il nostro amato postino. E quindi ho detto vabbè, lo faccio vedere nel book haul di dicembre, quello che girerò a gennaio. Ma avendo questo momento per girare in cui non avevo un'idea precisa su che video fare, ho detto perché non farlo vedere per le feste di Natale? Di modo che se c'è qualcuno che per la Befana vuol fare un pensierino, magari al nipote, al figlio, adesso io non so di preciso di che libro si tratti, da quello che ho capito è un libro adatto ai bambini, però magari può essere un qualcosa di carino anche per gli adulti, tipo a me i libri illustrati, dopo ve ne farò vedere, piacciono tantissimo. Tant'è che ho già riempito, ma da quando ancora era piccolissimo che i libri quasi non li guardava o prendeva quelli cartonati per masticarli, io avevo già cominciato a comprare libri su libri per Eugenio. Perché io adoro i libri cartonati e i libri illustrati. E quindi può essere comunque anche un bel regalo per noi adulti. E quindi facciamo questo unboxing. È da quando mi è arrivato che ho una curiosità, ma ho detto no, voglio fare quella professionale che apre il pacco mentre registra. E quindi non so. No, vabbè. Già amo, hai intravisto la copertina. Ce la posso fare e già amo. No, bellissima. Stupendo. Se riesco io, puoi farcela anche tu. Di Roberta Brioschi, che è la ragazza appunto che mi segue, che mi ha contattato e ha voluto farmi questo omaggio, e Anna Rita da Bellonio. E poi qua c'è un altro nome che penso a questo punto sia l'illustratore, Lorenzo Sangiò. Bellissimo, bellissime le illustrazioni, mi piacciono tantissimo. Già dalla copertina, non l'ho ancora aperto, ma vabbè, no, vabbè, ma è bellissimo. Oh, mi commuovo, c'è una dedica. A Eugenio, Daphne e un pochino anche ad Alice, grazie. Roberta e Anna.
a chi con coraggio sceglie la strada della cooperazione. No, guardate che meraviglia. Che meraviglia. E poi ovviamente c'è tutta la storia che io leggerò a Eugenio e anche a Daphne, perché comincia ad apprezzare anche lei. Vabbè, questo forse è un testo per Daphne un po' troppo lungo, perché ovviamente avendo meno di 2 anni ha una soglia d'attenzione più bassa confronto a Eugenio, e Eugenio invece adorerà, perché ama le storie, ama farsi leggere le storie e molte volte si perde anche lui. Cioè, quando io la storia gliela leggo una o due volte e lui quindi se la ricorda, dopo si mette sul letto con i libri, se li sfoglia e io lo sento magari dalla stanza di fianco che si racconta tutte le sue storie e poi le infarcisce ovviamente con la sua fantasia. Bellissimo. Ah, poi in fondo ci sono anche, c'è una parte da compilare. Bellissimo, questo lo farò quando sarà un po' più grande, che andrà alle elementari. Tra l'altro lui per il momento non vede l'ora. Ah, l'anno prossimo vado alle elementari, come le chiama lui, senza lei davanti. Quindi speriamo che gli rimanga questa passione per il disegno e per la lettura. Allora, Roberta Brioschi e Anna Rita da Bellogno. Amiche da sempre, vivono in un piccolo paesino della Brianza. Appassionate di letteratura per l'infanzia e l'adolescenza da diversi anni, attraverso l'associazione R&Aid Life Book, non so se l'ho pronunciato bene, scusatemi Roberta e Anna Rita se l'ho pronunciato male, organizzano percorsi di educazione alla lettura rivolti alle scuole del territorio e all'interno di progetti in collaborazione con le biblioteche e diverse associazioni, convinte che la lettura vada promossa e incoraggiata. Sono d'accordo, assolutamente. Hanno ricevuto diversi premi nazionali di letteratura per l'infanzia e hanno pubblicato alcuni libri per bambini e ragazzi, appagando così anche la loro passione per la scrittura. Lorenzo, giusto? Lorenzo San Giosi vive in un paesino tra Crema e Milano insieme alla sua comitiva di 2 cani e 6 gatti. Complimenti, perché io ne ho 2 e come sapete spesso non li sopporto, no, li amo profondamente, ma spesso mi fanno girare le balle, tipo stanotte. E quindi tu che ne hai 6 più 2 cani, complimenti Lorenzo. Da sempre innamorato del disegno, riscopre il mondo degli albi illustrati durante gli anni dell'accademia e decide di tuffarcisi dentro. Stupendo, stupendo. Qua dietro dice: che fatica raggiungere la collina. Partire o restare, incamminarsi da soli o procedere tutti insieme. Lenti o veloci, svelti o pigri, piccoli o grandi, grazie alle abilità di ciascuno, tutti potranno arrivare in cima. Quindi immagino che anche la storia abbia un messaggio molto molto bello. Grazie, grazie ancora per questo regalo che apprezzeranno tantissimo anche i bambini, ma anch'io. Infatti, appena spengo qua la telecamera, penso che lo leggerò. Allora, ho smontato un po' la libreria di Eugenio e Daphne, più che altro per il momento di Eugenio, perché anche Daphne ha tutti i suoi librini, ma sono libri per bambini piccoli piccoli, quindi quelli non ve li faccio vedere, non penso interessino più di tanto. Sono i soliti libri sonori, quelli con le parti del disegno corredate di pezzettini di stoffa. A lei piacciono soprattutto quelli della Usborne, non so come si pronunci, che è una casa editrice che mi piace molto. Quelli sonori, ci sono quelli tipo delle macchine con tutti i mezzi di trasporto e ogni pagina schiacci e fa rumore dell'aeroplano, del camion, della macchina, della bicicletta, e quelli con le varie musiche, quindi abbiamo il libro di Beethoven, con per ogni pagina una sinfonia di Beethoven. Lei adora quelli. Eugenio ha dei libri un pochino più articolati. Ci sono i libri, allora la libreria è suddivisa in libri quelli che possono prendere tutte e due, e quindi anche se si rovinano un po', a me viene sempre un colpo, però poi ragione, dico, sono bambini, om, stai calma. Quindi quelli cartonati, quelli che anche se magari in un momento di litigio si tirano e si strappano un po', non fa niente, anche se io li educo sempre al rispetto dei libri, degli oggetti in generale, però sono bambini e ci sta. Quindi quelli di cui possono usufruire da soli se io non sono lì in camera con loro e non posso aiutarli a prendere. Poi ci sono 2 scaffali con i libri, quelli un po' più delicati, dove però ar Eugenio arriva anche da solo, quindi dove non arriva Daphne, piccola Attila, che cioè, ha distrutto dei giochi, dei libri che avevano resistito al passaggio tra vari bambini, quindi mi erano già arrivati usati, Eugenio li aveva usati tutti per bene, non li aveva rotti, lei 2 secondi in mano strappati.
piccola Attila, ma vabbè. Quindi libri già un pochino più delicati che Eugi prende da solo, ma sa che li deve trattare bene e quindi se li legge da solo. E poi la parte superiore della libreria, dove ci sono quei libri proprio che, per quanto i miei figli di Euge, però magari lo legge, poi lo lascia lì e arriva la sorella e lo strappa, quindi li tengo in alto e li leggiamo insieme. O glieli do in un momento in cui non riesco a leggerli insieme a lui, glieli do sul letto e dico leggili lì, lasciali lì, che dopo li metto a posto io in modo che non ci arrivi tua sorella. E la parte proprio quella più alta è dove ci sono quei libri che o sono miei di quando ero più piccola o libri per ragazzi che ho letto ultimamente, che io lascio lì perché faranno parte poi della loro libreria se continueranno ad avere questa passione per la lettura, però ovviamente sono libri per ragazzini, adolescenti, quindi è inutile che glieli metti a io glieli metta a disposizione. Allora, dei libri che legge un po' da solo, un po' insieme a me, ve ne faccio vedere un po' alcuni. Ho preso quelli che a lui piacciono di più e che piacciono di più anche a me. Ho ad esempio questo, abbiamo Amica Luna, fatto così, rotondo, bellissimo. Lui è appassionato a mio figlio, le passioni di mio figlio in questo periodo sono lo spazio, quindi tutto quello che è la luna, lo spazio, gli astronauti. Ha voluto dei libri anche per bambini più grandi, che quando gli leggo le didascalie dopo un po' si annoia perché ci sono termini difficili, però lui si perde a guardarli, guarda, cioè io ho imparato a 42 anni i nomi dei pianeti in fila per come sono nello spazio, perché me li ha insegnati mio figlio, perché non li sapevo, cioè sì, li sapevo però un po' così a casaccio, come i sette nani me ne dimenticavo sempre uno, invece lui li abbiamo appiccicati in camera, abbiamo preso gli adesivi quelli da muro e lui tutte le volte me li elenca. Allora c'è la Terra, poi c'è Venere, poi c'è la Terra che, no, c'è il Sole, scusate, ero già confusa, il Sole, che non è un pianeta, è una stella, lo so, però li abbiamo messi comunque con il Sole, poi c'è Venere, direi, la Terra con il satellite Luna, non me li ricordo già più, in fila, Marte, vabbè, ce li abbiamo tutti in fila, quindi ha la passione dell'universo. Ultimamente dei dinosauri, è arrivato un po' in ritardo perché i suoi amici erano già appassionati di dinosauri qualche anno fa, all'inizio della materna, lui invece è una passione che ha scoperto da poco, e vabbè, Halloween, tutto quello che ha, questa è una piccola influenza da parte mia, Daphne, le prime parole che ha detto sono state mamma, papà, Halloween. E, quindi dinosauri, spazio, Halloween, e me ne sto perdendo uno, sto guardando lì i libri perché non mi viene in mente, e, oddio, mi sono persa, spazio, dinosauri, e c'è un'altra cosa che mi dice sempre quando sarò grande, vabbè, non mi viene in mente. Comunque, questo è un libro bellissimo, fatto così, come vi dicevo, rotondo come la luna. Questa storia sinceramente non me la ricordo perché questa la legge più da solo, questa storia di questi bambini che cosa fanno, che vedono la luna dalla finestra, salgono sulla luna, scoprono le comete, gli alieni, difficilissimo da dire, gli alieni, e ci sarà sicuramente un'avventura. Succederà qualcosa, ma non mi ricordo più, sinceramente. Parla di comunque di astronauti. Sì, perché dopo in fondo ci sono anche tutte queste pagine dove fanno vedere come è fatto un razzo, gli astronauti, eccetera, eccetera. E poi qui, che ovviamente non c'è più perché l'abbiamo tolta, c'era questo spazio che conteneva una luna gonfiabile, molto bella, che noi abbiamo gonfiato e già sgonfiato più volte. Ed è un libro per gli appassionati della luna. Poi vabbè, questo è intramontabile, chi ha dei bambini o chi lavora con i bambini lo conosce perché è Nel paese dei mostri selvaggi, un libro famosissimo che è stato ristampato più e più volte, che ha vinto più e più premi, è un libro che piace sempre molto, che parla di questo bambino che sua madre chiama selvaggio perché, come vedete, non si comporta benissimo, e lo manda a letto senza cena, e lui, mentre lì nella sua camera da solo, comincia a immaginare una foresta dentro la sua stanza, una foresta che cresce, cresce sempre di più, fino a quando appare un mare, lui naviga con la sua barchetta in questo mare, arriva nel paese dei mostri selvaggi, e qui farà
cose con i mostri, perché viene incoronato come re dei mostri selvaggi, fino a quando a un certo punto questi mostri dicono rimani qui con noi, ma lui vuole tornare a casa e tornerà nella sua stanzetta e troverà la cena che la mamma gli ha lasciato sul tavolino. Questo. Vado un po' veloce perché ne ho presi veramente tanti e ve li faccio scorrere un po' così, giusto per darvi qualche idea se avete appunto figli, nipoti, che vabbè, Natale ormai è passato, però c'è la Befana, ci sono i compleanni, ci sarà Pasqua, e invece che magari regalare l'uovo, regalate l'uovo e un libro. Per me qualsiasi occasione è buona per regalare dei libri. Questo che l'ho scoperto grazie alle mie amate biblione, e quindi sono andata subito alla ricerca di questo libro perché per me è bellissimo, è geniale e fa un sacco ridere, perché ci sono queste pagine divise a metà e quindi lo struzzo, se tu giri solo le pagine sopra, può diventare il rinocezzo. Rinocezzo, difficile anche da dire. E sono tutte fatte così per ridere inventando rinocedario, che sembra quasi la barzelletta. Rinocedario, che no, era rinoceronte, no, rino, non me la ricordo più, vabbè, quella. Rinocerilla, poi c'è anche proprio il gorilla, insomma si possono inventare un sacco di animali buffi per passare veramente una mezz'ora se non di più a girare le pagine e a cercare di incastrare tutti i vari sopra e sotto in maniera divertente. Poi qua abbiamo questo bellissimo, secondo me, che può essere letto in varie fasce d'età in maniera diversa, nel senso che adesso con Eugi lo sfogliamo ogni tanto, gli leggo il nome di questi animali in maniera abbastanza superficiale, ma sarà un libro che potrà sfogliare anche da solo alle elementari, ma secondo me può essere carino e simpatico anche per magari bambini di ragazzini, prima media, perché comunque sono quei libri che rispondono a curiosità che anch'io da adulta a volte mi trovo a sfogliare e dire ah, questa cosa non la sapevo. E sto parlando di Inventario del mare, questo libro meraviglioso. Stavo guardando casa editrice, dovrebbe essere, non vorrei dire una castroneria, quindi prima di dire dovrebbe essere, controllo, Ippocampo, sì, infatti, della Ippocampo. Ci sono vari inventari, c'è anche quello della montagna di sicuro e forse altri ancora, però non me li ricordo tutti. Quello della montagna di sicuro, e prima o poi sarà mio perché sapete che amo la montagna. Nel frattempo abbiamo questo, Inventario del mare, ed è un libro illustrato. Ci sono le illustrazioni di vari animali che vivono dentro al mare, vicino al mare, quindi qua in questo caso abbiamo l'albatros reale, una fratercula o pulcinella di mare, ci sono vari insetti, piante, pesci, perché ovviamente si parla di mare, quindi ci sono anche pesci, vediamo se ne trovo qualcuno, e c'è il nome comune, il nome in latino direi, la classe, quindi ad esempio classe dei pesci cartilaginei, classe dei pesci, questi sono tutti così, vediamo, classe rettili, classe, questa non la so leggere, pesci ossei, insomma, e poi c'è scritto qualche caratteristica di questi animali. Tipo le sardine, ottimi nuotatori, questi piccoli pesci vivono in banchi di migliaia di individui che hanno tutti la stessa età. Non lo sapevo. Nel Mediterraneo i pescatori ricorrono a una lampada particolare, la lampara, per attirare le sardine e catturarle. Poi lo sgombro. Insomma, un libro secondo me, come vi dicevo, interessante anche per ragazzini un pochino più grandi che magari hanno la passione del mare o degli animali in generale e si possono... possono passare delle ore piacevoli a guardare queste illustrazioni e scoprire curiosità sui vari abitanti del mare. Poi sempre più o meno simile ma un pochino più generale, questo invece, perché mi viene da dire tutti Ippocampo, ma non sono tutti Ippocampo, no, questa è M Edizioni, Animali, scopertina stupenda,
E questo è, dice, una collezione degli animali più veloci, grandi, bizzarri e spettacolari presenti sulla Terra. Dal conteggio del numero dei pesci in un banco alla scoperta dell'uccello con il becco più strano, un formidabile giardino zoologico di oltre 300 animali accuratamente riprodotti. E queste sono le illustrazioni. Qui, ecco, io ho beccato subito quella con gli insetti. Schifo. Che non si dice che schifo perché, vabbè, però questo è bellissimo, il serpente falso corallo bellissimo, i ragni anche no, posso beccare una pagina con qualcosa di più carino, oh, tanta pazienza, mi fa impressione i ragni, le cavallette, tutti gli insetti e come vedete sono divisi, no, non tutti, questi sono divisi per colore, questi no. Guardate, immagini secondo me stupende. Ecco, qui non ci sono descrizioni, ci sono solo le immagini e il nome dell'animale, però io questi libri li starei a guardare per delle ore, perché quando le illustrazioni sono fatte così bene, così particolareggiate e poi ci sono un sacco di nomi, ma perché continuo a beccare queste schifezze? Di animali che magari ho intravisto visivamente, conosco, ma non so il nome preciso. E quindi io mi ci perdo e anche mio figlio si perde. Niente, continua a beccare. Oh, questa, i pinguini, che sono uno tra i miei animali preferiti, i pinguini e il bradipo. E stupendo, secondo me questi sono albi illustrati che non hanno età. Van bene per bambini un pochino più piccoli, 4-5 anni come Eugenio, perché guardano le immagini, partono con la fantasia, ti chiedono il nome dell'animale e lo imparano. Per ragazzini un po' più grandi, perché sì, è vero che non c'è testo scritto, però secondo me se un bambino è abituato comunque a guardare libri e a usare la fantasia, il fatto che non ci sia testo può aiutare il processo creativo, star lì, guardare l'animale, immaginarsi storie e per più grandi come me che amano questo tipo di libri. Niente, continua ad aprire dove ci sono cavallette e ragni. Smettiamola. Schifo. Continua a dire che bello, poi apro e faccio la faccia inorridita. Quindi lasciamolo da parte, però bellissimo. Dovrebbero metterli da parte gli insetti, cioè, sì, sono animali anche loro, però fate un bel libro solo con gli animali e un bel libro con gli insetti, così chi ama gli insetti se li guarda, chi non ama gli insetti non si imbatte in queste pagine, boh, pelle d'oca ovunque. Poi, questo invece è tutt'altro libro, è una storia molto carina che abbiamo comprato per Halloween e che ci è piaciuta tantissimo, ed è Zucca, Osso e Pelliccia. Non fanno paura a nessuno, che sono questi tre mostriciattoli, Zucca, Osso e Pelliccia, che si ritrovano a uscire nella notte di Halloween per fare paura, ma ovviamente essendo la notte di Halloween si confondono nella folla di persone e bambini travestiti da Halloween, quindi nessuno si accorge che loro sono veri mostri e all'inizio ci rimangono un pochino male perché appunto dicono. No, di qua, solo noi siamo quelli veri. E poi c'è tutta la storia di quello che succederà, di quello che si inventano e di come va a finire questa storia di questi mostri che nella notte di Halloween non vengono riconosciuti e non fanno paura a nessuno. Rimanendo sempre in tema Halloween, questo però è un pop-up molto carino, una spaventosa casa infestata, delle immagini che a me piacciono tantissimo ed è fatto così. Si legge in questo modo e c'è questa casa infestata con le streghe, la mummia, il fantasma cuoco ed è proprio molto molto carino. A me i libri pop-up piacciono molto anche se li temo perché ovviamente bambini non sempre riescono a essere delicati e a volte i libri pop-up possono subire qualche danno, ma vabbè. Questo è un libro che abbiamo comprato io ed Eugi, ne avevamo comprati vari, tra cui questo poco prima poco prima del lockdown, era secondo me febbraio del 2020, lui era a casa da scuola perché era stato poco bene e siamo andati una mattina in libreria e abbiamo fatto scorta di libri.
ed è venuta a casa con noi Luna, perché ovviamente parla della Luna, e questo è un libro che abbiamo letto, riletto, perché è stupendo. È stupendo come immagini. A me piacciono tantissimo. Tra l'altro qui è tagliata la pagina, perché più si va avanti più la Luna diventa grande. Vediamo se riesco a farlo vedere. Più la Luna diventa grande, il taglio della Luna si apre sempre di più, fino ad arrivare ad avere ovviamente la Luna piena. E sotto c'è questo testo in rima, queste poche righe qui sotto in rima, che descrivono cosa succede durante le varie fasi della Luna, quindi cosa fanno i vari animali durante le varie fasi della Luna. Tipo, rabbrividiscono le pulcinelle al freddo glaciale, abbracciate da una splendida aurora boreale. Il cielo iridescente con i suoi riflessi stellari illumina le ghiacciate distese polari. E questo l'abbiamo veramente letto e riletto, perché le immagini sono molto belle, molto evocative. Questo gioco della Luna che cresce sempre di più, fino a diventare Luna nuova, e poi di nuovo ricomincia con la sua crescita, quindi la crescita e decrescita della Luna. Si dice decrescita, non lo sto inventando parole che non esistono, e il fatto che è tutto in rima per i bambini, quando viene letto è molto musicale, quindi si incantano a guardare le immagini e ad ascoltare queste frasi così ritmate. Bellissimo, stupendo. Poi anche questo è un libro che abbiamo preso 2020 o 2021, Il grande libro della paura. È un libro molto semplice, si legge veramente in pochi minuti, perché come vedete il testo è proprio... minimale, e ha la particolarità di avere queste immagini dinamiche che si aprono e svelano qualcosa di mostruoso e pauroso. Pipistrello e così via, fino ad arrivare all'ultima pagina con la zucca. Vediamo se riesco ad aprirla. Zucca, 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 che diventa così. Ed è un libro che a Eugi piace tantissimo e si diverte tantissimo tutte le volte a scoprire queste immagini così spaventose, e giocare con queste immagini, farle tornare normali e poi far riapparire il mostro. Un altro libro che abbiamo letto, straletto, che mi usciva dalle orecchie, molto carino, Presto Presto, è un libro che è piaciuto tanto ad Eugi. Adesso ripartirà il ciclo e lo dovrò rileggere miliardi di volte con Daphne, e può piacere molto anche agli adulti, perché fa riflettere, perché appunto dal titolo Presto Presto fa vedere le avventure di questa mamma col suo bambino, guardate l'immagine, che ha sempre fretta, quindi da quando si svegliano, presto presto alzati, presto presto bevi la cioccolata, e il bambino... In un'immagine c'è la mamma che presto presto è sempre di corsa, tutta arruffata, che deve andare, bisogna fare, e dall'altra c'è l'immagine contrapposta del bambino che dice un attimo mamma, tipo in questo caso, presto presto bevi la cioccolata, un attimo mamma, è troppo calda, oppure presto presto lavati il viso, un attimo mamma, dov'è? L'acqua è troppo fredda. Quindi la contrapposizione del mondo degli adulti, che hanno sempre fretta, devono sempre andare, non riescono a capire che il mondo dei bambini è un pochino più lento. Quindi anche qua, presto presto non ti fermare, il bambino che raccoglie le foglie, raccoglie una piuma, tieni mamma, questa è una piccola foglia per te, che in verità è una piuma. Quindi la mamma spazientita, che non ha voglia di stare a guardare quello che fa il figlio, ma in un momento di distrazione, proprio perché sempre di fretta, stava per essere investita da una bicicletta. Quindi si ferma, respira un attimo, presa da questo momento di paura, ringrazia il bambino che ha fatto in modo che la mamma non venisse investita, e gli dice vieni qui, sediamoci su questa panchina un attimo, riprendiamoci i nostri tempi. E il bambino chiede mamma perché corrono tutti quanti,
corrono per non arrivare in ritardo, ma noi ci prendiamo il nostro tempo, non abbiamo poi tanta fretta. Quindi un libro che fa riflettere, perché è vero che a volte la fretta è dovuta perché ci sono delle scadenze, perché ci sono degli orari, degli appuntamenti, bisogna andare a lavorare, però è anche vero che spesso travolgiamo i bambini, soprattutto quelli più piccoli, in un mondo frettoloso e caotico che loro non capiscono. Non fanno apposta a rallentarci e a metterci di più tempo a fare una cosa o a meravigliarsi del mondo e quindi a non capire che bisogna correre perché ho visto una foglia sull'albero e mi perdo a guardarla. Non è facile trovare un equilibrio, soprattutto per i genitori che lavorano, che appunto quindi hanno dei tempi prestabiliti e pressanti, però mi ha sempre fatto tanto riflettere questa storia e a Eugenio è sempre piaciuta tantissimo. Poi un'altra storia che addirittura ha il suo nome qua perché l'aveva portata anche a scuola, le era piaciuta così tanto che l'aveva portata anche a scuola, 10 maestri deliziosi. Ci sono questi maestri che escono da scuola ma escono in ritardo e perdono il pulmino per tornare a casa e quindi si incamminano tutti insieme per questo bosco, questo sentiero, per tornare a casa tutti insieme. Ma pagina dopo pagina, da 10 che erano all'inizio, in ogni pagina un maestro viene catturato da uno dei mostri. Quindi prima sono 10 maestri deliziosi, poi sono 9, 8, 7, 6, sempre di meno, perché ogni pagina c'è un maestro che si distrae e viene catturato dai mostri, fino a che ne rimane soltanto una che metterà a bada questi mostri e li farà tornare a scuola. Quindi da 10 maestri deliziosi dopo ci sono 10 mostri pasticcioni. È un libro anche questo che oggi mi ha fatto leggere più e più volte. Poi per tornare allo spazio abbiamo un bel libro pop-up sullo spazio, difficilissimo da farvi vedere, il libro è questo, che proprio in questi giorni è tornato in auge e lo sta guardando, è così, sì. Sono pagine così che si aprono e ci sono tutte le costellazioni. L'altro giorno ci ha passato un pomeriggio intero Eugenio ad aprirlo, guardarlo, poi ogni tanto veniva lì: mamma, cosa c'è scritto qua, come si chiama questa stella? Pagine che si aprono così. Come vedete, per certi versi è per bambini magari un po' più grandi, però Eugenio, anche se non sa leggere, si diverte tantissimo lo stesso ad aprire le varie finestrelle, a guardare il razzo che parte. E qua c'è questo libro nel libro con tutti i vari astronauti, quindi anche quando non posso leggerlo con lui si diverte tantissimo a guardarlo. Vediamo, qua ci sono i vari pianeti, si aprono e sotto la finestrella ci sono varie informazioni, insomma è tutto così. Qua c'è Marte ed è molto molto carino. Ci sono pagine con immagini che girano, questa non riesco, vabbè avete visto, non riesco a prenderla. La Terra, la nostra amata e maltrattata Terra. Poi questo è sempre un pop-up sistema solare, quindi fatto così, non so se si vede così. Qui abbiamo il sole, guardate che si vede anche sotto l'immagine, c'è un'altra immagine, il pianeta ideale, quindi c'è il fuori e il dentro, luoghi pericolosi, molto freddi. Ed è tutto così, e poi in fondo dovrebbero esserci anche così. Poi questo è un libro che ha regalato, direi, mio fratello il Natale dell'anno scorso, il compleanno dell'anno scorso, Eugenio. E anche questo è molto molto apprezzato e molto letto. Quando sarò grande, e si parte da il numero 1. Quando sarò grande, sarò veramente molto grande, grande come un gigante, e si va avanti, e ogni pagina si va avanti anche con i numeri. Quando sarò grande avrò 4 cappelli,
avventure al sud, al nord, all'est, all'ovest. Oppure, quando sarò grande, sfrecerò lungo 10 piste da sci. E così fino a che numero? Non mi ricordo più. Fino al numero 25, quindi potrebbe essere carino anche da usare come calendario dell'avvento. Quando sarò grande non andrò a dormire prima di aver ascoltato 25 fiabe diverse. E ogni mattina sarò persino più grande del giorno prima. Molto molto apprezzato. Poi libro, sono tutti un po' sparsi, scusate, non li ho messi in ordine perché ne ho tirati giù una valanga, tra l'altro quagliamo perché io mi perdo, perché mi piacciono un sacco, ma magari quagliamo un pochino più velocemente. Un libro molto halloweeniano, Holly e il gattino sperduto, di Holly ne abbiamo un altro o altri due, non mi ricordo, e a me piacciono tantissimo queste illustrazioni, tutte giocate sul grigio e con i particolari arancioni, e anche con qualche piccolo particolare arancione brillante, e sono le avventure di questa bimba e del suo gatto Holly, appunto, e sono spesso ambientate o a Natale o a, infatti quell'altro che abbiamo è di Natale, o ad Halloween. Poi vabbè, abbiamo il Gruffalo famosissimo, questa è la versione in inglese che non mi ricordo più perché ce l'abbiamo in inglese, però abbiamo anche tutte le varie versioni in italiano, il Gruffalo e la sua bambina, una favola, una storia intramontabile e conosciuta da penso che tutti quelli che hanno dei figli dell'età di Eugenio o che hanno avuto dei figli dell'età di Eugi conoscano il Gruffalo. Questo mi era stato regalato e non l'abbiamo ancora letto perché quando ho tirato giù i vari libri era dietro e non mi ricordavo più di averlo, di Lev Tolstoi, di Topi e Leoni, di Orsi e di Galline, illustrato da Brunella Baldi. Io non vi sto dicendo le edizioni, gli autori, gli illustratori, vabbè, tanto poi qui sotto trovate tutti i link ad Amazon se vi interessano i libri, insomma li andate a spulciare voi in internet. E sono queste storie che, ecco, potrebbe cominciare ad apprezzare adesso Eugi, perché hanno un testo un pochino più lungo. E qua dietro dice: dalle favole di Esopo alle fiabe dei fratelli Grimm, dalle leggende popolari russe alle antiche novelle orientali, una raccolta delle più belle favole di tutti i tempi, rilette e riscritte da Tolstoi per far conoscere ai bambini di allora e di sempre i grandi classici. Quindi la Russia è sempre con noi. Questo l'avevo comprato tantissimi anni fa e non ho ancora letto con Eugi, perché fa parte di quei libri che erano andati a finire sopra, perché li avevo presi quando lui non aveva ancora l'età per apprezzare questi libri e poi me li sono dimenticata là sopra. E quindi bene questo video, perché così ho tirato giù dei libri che mi ero dimenticata di avere, e quindi l'ho comprato, sì, che lui non, secondo me aveva sì e no un anno, e avevamo trovato questa bancarella in centro che vendeva vari gadget, non solo libri, tant'è che questa illustrazione che adesso vi faccio vedere, che è sulla copertina, l'abbiamo anche in camera e in un quadretto sopra la scrivania, perché me ne sono innamorata e ho preso anche il libro, e si tratta di Il gatto stregato. Questa illustrazione per me è meravigliosa, guardate che meraviglia. Io adoro questo tipo di disegni, e la storia non me la ricordo perché l'ho letta al tempo quando l'abbiamo comprato, ma poi non l'ho più riletta, e adesso che l'ho riscoperta non vedo l'ora di farla vedere ad Eugi e leggerla con lui. Ovviamente si parla di gatti neri, di streghe, di magia, tutte cose che mi piacciono tantissimo, e queste illustrazioni io le trovo meravigliose. Poi un libro che era finito là tra i libri inarrivabili, perché non volevo assolutamente che venisse rovinato, ma anche questo adesso lo rispolvero e lo leggerò con Eugi, perché io adoro i pinguini. Problemi pinguini, con queste illustrazioni simpaticissime di questi pinguini che sembrano, vengono rappresentati un po' come dei birilli. Ne avevo trovata una prima che mi piaceva molto mentre lo sfogliavo, guardate che carino che è. Io poi vabbè adoro i pinguini, e quindi tutto quello che questo è sotto è stupendo, stupendo questo libro. Tra l'altro qua cosa è venuto giù, che meraviglia, una farfallina morta e le sorprese che si trovano nei miei libri, ragni, farfalline, sembra che io non pulisca mai, ma vabbè, via, ciao farfallina.
E quindi un libro con protagonisti i pinguini. Poi questi due li avevo presi insieme, ero incinta di Eugenio e ero andata alla presentazione alla Biblioteca Delfini qui di Modena di questo artista che è Lorenzo Mattotti. È sempre suo tutto, vero? Non mi sbaglio, non vorrei dire una cavolata perché è passato un po' di tempo. No, non sto dicendo una cavolata, scusate, ero andata alla presentazione di questo. Questo è un altro libro. Mi sono confusa per il nome. Jack Tessaro, Tessaro, non mi ricordo. E aveva fatto questa performance nel cortile interno della Biblioteca Delfini. Era estate, io ero incinta appunto di Eugenio, ero andata con questa mia amica e sono rimasta affascinata. Praticamente questa performance consisteva in proiezioni di disegni che man mano evolvevano, cambiavano. Mi aveva colpito particolarmente e finita questa performance c'era il banchetto dove Jack Tessaro, Tessaro, perdonatemi, non mi ricordo dove va l'accento, vendeva i libri da lui illustrati e io quindi ne ho comprato uno e me lo sono fatta anche autografare facendolo dedicare a Eugenio. Quindi ho questo bellissimo ricordo di quella serata stupenda, Il Circo delle Nuvole si chiama il libro, ce n'erano vari, io avevo scelto questo perché si parla di circo e quindi mi piaceva molto l'idea di una storia ambientata in un circo e quando mi disse a chi lo devo dedicare e a chi lo dedico, io dissi al bambino che c'è qui nella pancia perché lo leggerò a lui e quindi è un libro autografato per Eugenio. Mi confondevo perché questo invece si intitola proprio Eugenio e l'ho comprato ovviamente perché ha il nome di mio figlio e anche questo è ambientato in un circo. Non mi ricordo di cosa parli, perché questo ha un testo molto più lungo, quindi non l'ho ancora affrontato con Eugi, ma penso che aspetterò ancora un pochino, perché per quanto lui piaccia farsi leggere le storie, questo è un testo veramente troppo lungo per lui. Poi, cosa abbiamo qui? Questi no, anche perché li ho tirati giù un po' così. Abbiamo di nuovo la Russia. Nel bosco della Baba Yaga, anche questo non gliel'ho ancora letto, ma anche qui aspetterò un po' perché il testo, come vedete, è un pochino lungo. Comunque è una fiaba dalla Russia con queste immagini per me stupende. Più fiabe, non una, perché dice fiabe di animali, di principi coraggiosi, di boschi fitti e misteriosi, antiche fiabe di magia interpretate dalle mani di grandi artisti. E quindi abbiamo queste fiabe tipiche della Russia. Questo stupendo, questo è Salani, Vite d'acqua, un libro che come vedete si legge in orizzontale, vediamo se riesco a farvelo vedere, con delle illustrazioni spettacolari. E anche la carta è molto particolare perché è una carta, non so come dire, sembra porosa, sembra quasi tessuto, ecco, più che carta, e ha delle immagini stupende con queste poesie che accompagnano l'immagine. Direi che penso che siano poesie, non vorrei aver detto una cosa, forse non ho fatto vedere nulla niente, perché lo tengo così, ma l'immagine è sotto. Quindi forse le immagini di prima non ve le ho fatte neanche vedere. Stavo guardando se quelle sono poesie o coccodrilli che inseguono lanterne, ai roni bianchi che si avventurano nel torrente tempestoso. È il mondo del Gange, microcosmo di equilibrio assoluto. Ah, quindi Vite d'acqua, bestiario del Gange, non avevo letto il sottotitolo.
Le storie del fiume sacro che racchiude lo spirito dell'India sono dipinte in questa raccolta di immagini straordinarie, affascinante reinterpretazione del mondo marino in arte Mitila, pittura popolare dell'India nord-orientale, e sono accompagnate da poemi, ecco, della tradizione indiana. Le creature acquatiche danno vita a un universo in cui realtà e mito, natura e leggenda si intrecciano. Molto particolare, molto bello e un piacere per gli occhi anche per noi adulti. Stavo guardando 45 minuti. Va bene, non lo divido il video, lo facciamo tutto unico, ma adesso vado più spedita, anche perché qui c'era da guardare le immagini, era carino sfogliarle insieme. Qua vi faccio vedere più o meno i titoli. Allora, parto da questi che sono libri che io lascio, come vi ho detto prima, nella libreria dei bambini, ma ovviamente loro leggeranno quando saranno più grandi, se ne avranno voglia. I mostri di Rookhaven, ve ne ho parlato in un wrap up perché l'ho letto recentemente e mi è piaciuto molto. Il viaggio di Alla, di cui non vi ho mai parlato perché l'ho letto prima di aprire il canale, libro che sinceramente non mi ha entusiasmato. Poi una delle tante versioni di Alice nel Paese delle Meraviglie, guardate che meraviglia questo libro, questo è un vero gioiello. L'ho preso perché ha delle illustrazioni stupende. Ma proprio anche il formato con i bordi stondati, e le pagine sono lucide, è proprio un book porn questo a tutti gli effetti, perché io Alice nel Paese delle Meraviglie l'ho letto in un'altra edizione, ve l'ho fatta vedere, direi che ho anche sottolineato, ho annotato, questo invece è proprio puro book porn, anche per avvicinare magari i bambini a questa storia. Magari già fine elementari, leggendola insieme con queste immagini un pochino più accattivanti della versione Burr che ho io, che è una versione un pochino più spartana. Poi l'orso Paddington, che ho comprato perché adesso c'è il cartone in TV, ma prima che apparisse o che io scoprissi il cartone in TV, era comunque una storia che mi piaceva molto e quindi l'ho preso. Da tenere lì nel caso i bimbi, quando saranno un pochino più grandi, elementari, direi, abbiano voglia di leggerlo. Storie della storia del pinguino, ovviamente preso perché parla di un pinguino. Poi qua abbiamo, queste vengono dalla mia libreria di quando ero piccolina. Piccoli brividi, me ne è rimasto solo uno, Mano di mummia. E quindi ne avevo di più, ma chissà nei vari traslochi dove sono finiti, con le pagine verde acido, e due libri della serie Il Club delle Babysitter che io adoravo. Abbiamo Il tradimento di Claudia e Claudia e il triste addio, ma me ne sono rimasti anche qui solo due. Qua le pagine invece erano arancione fluo, e quindi questi ho e questi farò leggere. Poi ho questa edizione dell'Isola del Tesoro, tra l'altro non so perché. Dietro è al contrario, non so se è fatto apposta o se è uno sbaglio di impaginazione. No. Ah no, perché non è mio questo libro. C'è dentro anche una cartolina molto vintage. Non è mio, è del papà dei bimbi, di quando era piccolo lui, con queste illustrazioni. E ho capito che qui c'è la storia, il testo, e qui è al contrario perché ci sono varie domande e vari esercizi per la comprensione del testo. Poi, Tilly e i segreti dei libri, l'ho letto quando ero incinta di Daphne, nel periodo in cui ho avuto un grande blocco del lettore perché avendo la nausea non riuscivo a leggere nulla, quindi mi sono riapprocciata alla letteratura per ragazzi che per molto tempo, lo dico sinceramente, avevo snobbato perché pensavo che non facesse per me, troppo semplice. Con uno stile banale, e invece mi sono dovuta ricredere, e infatti da lì ho ricominciato a recuperare quando i testi, i libri, le storie mi interessano, libri anche per ragazzi. Letto in un soffio, innamorata, tant'è che ho comprato anche il seguito, che però devo ancora leggere, e dovrebbe esserci già edito anche il terzo delle avventure di Tilly. È un libro che mi è piaciuto tantissimo, una vera coccola. Poi il mistero di Black Hollow Lane,
Molto 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 carino, anche questo l'ho letto in quel periodo in cui, avendo la nausea, non riuscivo a leggere niente di più impegnativo e quindi avevo fatto una scorta di libri per ragazzi e anche questo mi è piaciuto molto. Questo è un libro che ho in casa da un sacco di tempo e qualche storia l'avevo già letta, mi piacerebbe affrontarlo con i miei figli, ma quando saranno un pochino più grandi, anche se le storie sono di per sé brevi, quindi si potrebbe leggere una storia a sera, ma se non ricordo male sono le storie originali, quindi quelle con quelle un pochino più crude, non quelle edulcorate alla Disney, e sono tutte le fiabe di Hans Christian Andersen in questa bellissima edizione Newton Compton. Guardate che meraviglia il retro. Va bene, un biglietto che era meglio che io non ritrovassi e non leggessi, ma facciamo finta di niente, con anche delle immagini tutte in bianco e nero. Stai lì, biglietto, e come vi dicevo, se non ricordo male dovrei dare prima un'occhiata, però anche a livello di stile, non solo per il fatto che molto probabilmente sono le storie originali e quindi un pochino più crude a quelle a cui siamo abituati noi, a quelle a cui ci ha abituato la Disney, e anche proprio per il gergo usato penso che potremmo leggerle insieme io e i miei bimbi quando saranno un po' più grandi, magari a metà delle elementari. Insomma, sto guardando se c'erano altre immagini da farvi vedere, ma basta, non perdiamo tempo. Poi Il treno della paura, 8 storie da incubo, e questo l'avevo comprato perché ne aveva parlato Leda, mi aveva incuriosito un sacco e l'avevo letto con abbastanza ansia, perché sinceramente le storie di per sé non me le ricordo più, ma mi ricordo che alcune di queste storie riescono veramente a descrivere, a farti entrare molto bene in uno stato di ansia e di paura e di oh mio Dio, sento uno scricchiolio dietro di me e potrei farmela sotto. Quindi questo tenetelo a mente per Halloween nel caso. E poi Le belve di Castagna e Sgardoli, libro che avevo preso sempre perché non riuscivo a leggere per via della nausea, e quindi avevo attinto alla sezione ragazzi della libreria e volevo qualcosa di un pochino adrenalinico, di un pochino halloweeniano e cupo, e quindi questa storia mi aveva incuriosito. Guardavo che c'erano anche delle immagini, no, me le sono inventate io, e però non aveva soddisfatto pienamente le mie aspettative. Non male, molto cinematografico come libro, scritto quasi come se fosse già impostato per un eventuale film o serie TV, però mi ricordo che c'erano stati dei particolari che non mi avevano convinto pienamente. Poi qui abbiamo questa, tra l'altro questa è proprio polvere perché là in alto è da un po' che non spolvero, dico la verità, questa collana che secondo me usciva in edicola, I grandi classici della fiaba, e io dalla libreria dei miei genitori ho recuperato I racconti delle fate di Carlo Collodi, fiabe sempre dei fratelli Grimm, e sempre, ah scusate, non me ne sono accorta, fiabe dei fratelli Grimm, volume primo e volume secondo. Queste copertine molto eleganti, molto classiche, e dentro niente, ci sono le fiabe Fabbri Editore, e queste sì, erano quelle che uscivano in edicola, e ci sono anche delle immagini a colori, e queste le leggeremo insieme quando saranno un pelo più grandi. Poi ho Le avventure di Pinocchio di Collodi, in questa edizione dei classici, quelli tanto amati, i classici con la copertina, cioè la copertina non è nera però la collana è quella, come vedete dal retro. Questo che non è mio, Viaggio nel buio, Super Junior, cos'era, Mondadori, sì Mondadori, una collana Mondadori molto vintage, di quando è, questo qua è veramente stra impolverato, adesso ne approfitto che li ho tirati giù e li spolvero tutti. Questo dell'85, quindi veramente vintage vintage. Poi questo che ve l'ho già fatto vedere, odiato, Il viaggio al centro della terra, in questa edizione vecchissima, da me odiato, ma
lo tengo lì perché non si sa mai che i miei figli lo vogliono leggere. Questo che è un libro che io ho letto e me ne ero dimenticata perché avrei potuto rispondere a varie domande di vari tag su libri che mi hanno iniziato la lettura. L'ho letto alle elementari, non mi ricordo di preciso quando, ma è un libro che ho adorato e letto e riletto quando ero più piccolino, ovvero Il libro della pace. Un libro molto particolare perché è scritto così. Tutto così, con queste immagini, è scritto a pennarello, mi viene da dire, perché sembra proprio il quaderno dello scrittore, con queste immagini molto semplici. E questa storia che non ricordo assolutamente più, però dal titolo si può intuire di cosa parli, e mi ricordo che io lo adoravo, lo sfogliavo perché è molto fruibile per un bambino delle elementari leggere in questo modo, perché non hai la parola scritta magari fitta, piccola, ma ti sembra di leggere un quaderno di un tuo compagno di classe scritto in stampatello, scritto col pennarello, e la storia era molto godibile. E ovviamente con un bellissimo messaggio, perché essendo il libro della pace. E poi qui andiamo al reparto vintage, sempre dei libri di quando ero piccola io, che sono più che libri, sono come si chiamano questi tipi di libri? Non sono enciclopedie. Vabbè, non mi viene il termine. Libri su varie curiosità, ovvio che alcune informazioni qui dentro sono un po' vecchie, quindi se mai li leggerò insieme a loro, li sfoglierò insieme a loro perché alcune informazioni negli anni sono un po' cambiate. Che immagini, vabbè. Il libro del Che cos'è? Io quando ero piccola adoravo questi tipi di libri. I libri che in poco spazio e in maniera ovviamente semplice, perché sono libri per ragazzi, ti spiegano varie cose della vita, dagli animali, da come funzionano certi macchinari, dalla scienza alla medicina. Io proprio li adoravo. Ecco, enciclopedia, sì, enciclopedia delle domande e delle risposte. Allora non avevo detto proprio una castroneria. E qui ad esempio c'è il settore piante e animali, e quindi ti fa vedere i funghi, qua ci sono cosa sono i molluschi, con tutte le varie immagini piccoline, però insomma che aiutano il testo. Piante, animali, che cosa sono i chiropteri, cose che non so ancora, e forse farebbe bene anche a me rileggere questi libri. Il corpo umano, quindi come funziona il corpo umano. Che cos'è la chirurgia dei trapianti? Qua c'è la scienza, quindi che cosa sono i colori primari, che cos'è la luce, che cos'è il laser. E a me questi libri, quando ero alle elementari, ma anche prima media, ai primi anni delle medie, piacevano tantissimo, io mi perdevo, anche perché non sono libri da leggere in modo lineare, che devi star lì, concentrarti, c'è una storia. Qua puoi spizzicare ogni tanto, perderti, magari ti incuriosisci un argomento e lo approfondisci, vai dalla mamma, dal papà, ho letto questo, ma vorrei saperne di più. Andiamo a comprare un altro libro, andiamo a fare un giro in libreria. E chi sono io nel caso per dire no, no? Quindi molto carino, sempre simile a questo, il libro delle scoperte e delle invenzioni, Fabbri Editori, fatto così. Che brava che già allora non rompevo le costine, perché come vedete è un libro vecchissimo, ma lo aprivo con delicatezza. I robot, le vitamine, lo stimolatore cardiaco, l'autoradio, ecco, ci sono appunto informazioni. Però è bello perché potrò spiegare ai miei figli determinate tecnologie che non esistono più e che loro non sanno neanche co come sono fatte. Grazie anche a delle immagini, l'autoradio, Alfred Nobel, qua è venuto giù un pezzo di qualcosa, la macchina per scrivere, qua, che tra l'altro ho fatto scoprire a Eugenio proprio in questi giorni perché l'avevo relegata in alto, io adoro scrivere e scrivere con la macchina da scrivere, che tra l'altro io appunto chiamo macchina da scrivere, non per scrivere, anche se penso che sia corretto dire per scrivere. E visto che lui
è affascinato dal mondo della scrittura, della lettura, del disegno. Ho detto, ma è abbastanza grandino per provare a cominciare, ovviamente giocando, a conoscere questo strumento. Quindi gliel'ho tirato giù dalla libreria, dalla mia libreria nello studio, e l'ho messo qui in tavolo da cucina, gli ho spiegato che cos'è. E ho detto, vedi, tu schiacci, metti il foglio nel rullo e puoi scrivere varie parole, così puoi inventare delle storie. Si è messo qui, è stato per un'ora, ma un'ora di orologio, non per dire un'ora, a battere sui tasti. Poi ovvio che le prime tipo quattro parole le ha scritte giuste e corrette, poi dopo andava a caso giusto per il gusto di schiacciare, però nella sua testa lui stava scrivendo una storia. Quindi quando ha finito il foglio, guarda mamma, ho inventato una storia. Che meraviglia. E la vaccinazione, che cos'è la vaccinazione, perché ci si vaccina, è molto importante. Insomma, qua avevo messo anche un segnalibro. Chissà cosa mi interessava tra queste quattro cose, tra il ferro da cavallo, la bardatura collana, gli scacchi e la polvere da sparo. Forse la polvere da sparo, volevo far fuori qualcuno. Ah, tra l'altro, ecco, ho notato adesso, perché non me lo ricordavo più, che i capitoli sono suddivisi in periodi storici, quindi l'antichità. Il Medioevo, giustamente si parla di invenzioni scoperte, quindi le hanno messe in ordine cronologico. No, vabbè, guardate questa immagine dell'aspirapolvere. Com'erano gli aspirapolvere adesso qua, abituati con il Dyson senza fili, chissà che macchinari erano quando sono stati inventati. Poi, sempre simile a questo, il grande libro dei giochi, da soli o in compagnia, in caso all'aperto. E anche qua io con i miei fratelli. Quante volte l'ho sfogliato, facciamo questo, proviamo a far questo, mamma mi dai uno spago, mamma mi dai un cartoncino che devo inventare, devo fare. Ci sono vari giochi e le istruzioni, le spiegazioni su come funziona il gioco, quali sono le regole, in quanti si gioca, dove si gioca, che cosa serve per giocare. La palla, la corda, un foglio, le mani. Veramente molto carino. E secondo me queste sono, sì, un pochino vintage, ma che alla fine non passano mai di moda. E per ultimo, ho tenuto la chicca, io questi libri li ho sfogliati, risfogliati già quando ero piccolina, dell'età di Eugi, perché mi ricordo che li sfogliavo senza capire niente, perché non sapevo leggere, ma li adoravo. Ne ho presi solo due, i primi due rappresentativi di tutta la serie, ovvero i 15. Chi di voi ce li ha, si ricorda i 15? Che ovviamente si chiamano i 15 perché sono 15 volumi, i libri del come e del perché. E in ogni volume si parla di un qualcosa di specifico, tipo questo è poesie e rime. Questo che è il secondo è racconti e fiabe, poi c'è, se non mi ricordo male, il corpo umano, la scienza, ogni volume ha una sua area specifica e io li adoravo, questi sono veramente vintage, perché avevano queste illustrazioni che mi catturavano, illustrazioni, foto. E io passavo le ore in camera a sfogliarli, a guardarli, a fantasticare su queste immagini. E quando ero alle elementari, che poi sapevo anche appunto leggere, li ho apprezzati ancora di più perché mi leggevo in questo caso appunto poesie, rime. Questo abbiamo detto che è quello del racconti e fiabe. Quindi qua ci sono tutti i vari racconti. I più classici, il brutto anatroccolo, con queste immagini, fotografie. Poi qua il topo di città e il topo di campagna. Quindi favole e fiabe molto conosciute e classiche, anche un po' di meno perché questa è la moffetta nel forno di zia Odetta. Questa non me la ricordo, è un titolo molto simpatico. I cinque fratelli cinesi. E io leggevo, sfogliavo, guardavo le immagini, Madama Cirimbriscola, tutte diverse tra di loro, con uno stile diverso, Le rose del ricordo. E io adoravo, adoravo i 15, e tant'è che li ho ancora tutti, e spero che un giorno si divertiranno anche i miei figli a sfogliarli e far partire la fantasia anche solo guardando le immagini, perché sono veramente
bellissime secondo me, poi sicuramente dico bellissime perché sono un ricordo della mia infanzia, quindi le vedo con gli occhi del cuore, però sono dei libri che secondo me possono piacere ancora, anche ai bambini e ai ragazzini di oggi. Non lo so se si trovano ancora i 15 in giro, sicuramente non sono stati più pubblicati, però magari su eBay, su Vinted c'è qualcuno che li vende. Io li trovo fantastici. Che bello, adesso ho voglia di risfogliarmeli tutti e di riguardarli. E questi sono i libri che appunto i miei bambini leggeranno insieme a me o da soli quando saranno un pochino più grandi. Bene, spero che questa carrellata magari non interessa a tutti perché non tutti hanno figli o nipoti o bambini intorno a cui fare regali, però spero che vi sia comunque piaciuto sbirciare anche nella libreria dei miei figli. E così ho colto l'occasione anche per fare l'unboxing e farvi vedere il bellissimo libro che mi ha spedito Roberta. Benissimo, questo stavo per dire buone feste, ma questo video verrà pubblicato se non spacco il tavolo verrà pubblicato dopo Natale, quindi spero che abbiate mangiato, bevuto, siate stati in compagnia o per chi non ama le feste sia riuscito a passarle in tranquillità queste giornate tra Natale, Santo Stefano o la Vigilia. E se riesco a registrare in questi giorni un altro video ci vediamo giovedì, altrimenti ci rivediamo con l'anno nuovo, vediamo, vi lascio con la suspense, il mistero. Ciao a tutti.